Prima amichevole all'Arena e l'ultima amichevole prima del campionato. Che indicazioni hai tratto da questa partita? Le cose che ti sono piaciute di più e quelle che ti sono piaciute di meno? Parliamo di un'amichevole e sicuramente quando vai a giocare queste partite, noi eravamo consapevoli che non giocavamo in campionato, quindi abbiamo lavorato veramente molto questa settimana e avevo la percezione che qualcosa a livello di brillantezza potesse mancare. Detto questo, ho delle indicazioni. Le indicazioni mi dicono che sicuramente il primo tempo non è qualcosa che mi piace, perché oltre all'errore, oltre al fatto che sicuramente potevamo far meglio, non mi piace troppo uno spirito un po' rinunciatario e a livello di attitudine mi aspetto sicuramente qualcosa in più, cosa che ho visto sicuramente meglio nel secondo tempo. C'è da migliorare, stiamo lavorando bene, sono fiducioso, però qualche indicazione da queste partite comunque arrivano. Chiedo due cose, una te la chiedo su il discorso sotto, poi ti sei parlato tanto del cinismo sotto porta, se insomma anche oggi ho fatto un po' di fatica a creare un po' di occasioni, e poi ti chiedo i giocatori che non c'erano, quelli diciamo che hai impiegato spesso in questo precampionato, cosa hanno avuto, se hanno avuto dei problemi fisici o sono cose di mercato. Penso Nicolas Caracciolo, penso che sta recuperando. Sì, no, per quanto riguarda le occasioni sicuramente dobbiamo crearne di più, cioè lo sviluppo della manovra deve portare a creare più occasioni da gol. Poi il cinismo o il calciatore che manca lì dentro l'area è un discorso a parte. Io credo che oggi dovevamo far meglio la preparazione al punto poi ad arrivare a creare un potenziale, un'occasione, un tiro, quello che è, soprattutto nel primo tempo. E per quanto riguarda gli infortunati, Nicolas ha avuto un problemino stamattina e abbiamo preferito non rischiarlo. Caracciolo farà un esame domani e cerchiamo di capire che entità è il suo infortunio, se è guarito, se è a disposizione. E Beruatto anche oggi è uscito, andiamo a capire che cosa è successo, e gli altri sicuramente non sono recuperabili. No, gli altri è Steves. No, Masucci, Esteves, De Vitis, Liozzi, questi non. Masucci in allenamento ha avuto una distorsione al ginocchio. Sì. Invece io mi concentro un attimo su quello che magari può mancare, no? A livello anche di mercato. Insomma, cosa ci vuole ancora per completare questo Pisa? Ma guarda, io preferisco non parlarne perché già ho detto troppo, ho detto tutto, quindi io penso che quello che è stato detto è chiaro, no? È una squadra in costruzione che avrebbe bisogno di giocatori funzionali, però poi sono domande che a me mi puoi fare fino a un certo punto, e quindi io sono sicuramente contento di chi sto allenando, consapevole che qualcosa servirebbe. Sì, l'ultima domanda riguarda ovviamente il primo impegno di campionato della prossima settimana. Tanto che inizio ti aspetti da parte della squadra, ma anche a posteriori, o comunque in questo momento, visto anche il rinvio della prima giornata per il Pisa, è stato un bene, ma vi serve magari, siete contenti di avere questo tempo in più oppure? No, contenti no perché iniziare un campionato senza giocare e senza sapere poi con chi vai a giocare non puoi essere contento, quindi sicuramente no. Detto questo, abbiamo preso atto di questa decisione, ci siamo allenati una settimana in più, abbiamo svolto questa amichevole di oggi per cercare di mettere nelle gambe minuti eccetera, e ci prepariamo per iniziare finalmente questo campionato, un campionato che sarà difficile. Siamo una squadra, come vedi, in costruzione sia a livello numerico che a livello di impostazione di un sistema nuovo, una metodologia nuova, un allenatore nuovo, e quindi
e quindi siamo in costruzione, però io vedo ragazzi predisposti a voler fare qualcosa di buono.